Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo, patate locali bianche, rosse e gialle. L'orto del Casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Rivanazzano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Popoli. Oggi siamo a Cervesina e tra poco tre persone fermate in maniera casuale ci racconteranno pregi e difetti di questo paese. Andiamo a sentire. Una cosa bella di Cervesina qual è? Chi era? La campagna. La campagna. La campagna, quindi il territorio, il verde intendo. Sì, sì. E qui c'è il Po, c'è lo Staforo, c'è tutto. Quindi le piace l'idea di abitare in un luogo che non sia in mezzo al traffico, nella città? Io abitavo i miei trisnonni. Addirittura. Sempre lì, abito sempre qui. Invece, un difetto di questo paese qual è? No, difetto. Non so che difetti ci sono. Qualcosa da mettere a posto, da sistemare, che andrebbe migliorata. Ma no, ma c'è tutto. Qui c'è tutto. C'è farmacie, medici, c'è tutto. C'è ambulatorio, scuole, c'è tutto. Palestre, c'è tutto qui. E lei è un abitante felice e soddisfatto? Ma per me va bene così. Insomma, difetti... Sì, oddio, ci sono... Non so, vabbè... Non mi dire i titolari del bar dove ci troviamo. Sì, no, i cinesi, sì. Sì. Difetto. Secondo me sì, però vabbè, ormai siamo abituati. E quanto riguarda ai pregi, penso che non ci sia nessun pregio. Stronchiamo completamente il paese. Sì, è vero. Comunque, nessun pregio. Penso di no. Ma ce ne sono tanti difetti. Proviamo a dirne qualcuno. Problema del lavoro anche. Il fatto di non riuscire a trovare lavoro all'interno del comune, quindi. Sì, sì. E basta. Un pregio di questo paese. Pregio non saprei cosa dire. Boh, non so cosa dire. Di cosa che ti piace, di cui vai fiero, di Cervesina? Sì, che è un paesino calmo. E basta.